Siamo con i comici del San Costanzo Show qui al Teatro della Concordia e oggi loro hanno ricevuto la campana d'oro. Quindi ci spiegherete un pochettino come qual è stata la vostra storia, molto brevemente, sì, diciamo. Sì. Lei è Paola Galassi, che è la regista. C'è Daniele. Sentiamo. Chi non l'avesse capito, è Paola Galassi. Paola. Quante? Allora, se della cieca, scusi. A parte che sennò ci confondono. Io sono la donna delle pulizie della Galassi. Proprio, guarda. Un attimo, che vorrei passare il microfono a Paola. Allora, Paola, cara Paola, dimmi tutto. Allora, Paola, cosa negli ultimi 5 anni? Negli ultimi 5 anni? Senta, lei non deve. Adesso gli passiamo il microfono. No, prego. Passa la Rosa. E cosa ti fa Glabidella? Non so, tante robe. Io. Piccolo fiore, dove sei? Io so solo cantare. Tu che cammini per il mondo. Io so cantare invece. Di tu le robe, dai, parla del San Costanzo. Abbiamo un sito che è www.sancostanzoshow.com dove è scritto tutto la storia è lunga. Allora, il San Costanzo Show è nato 10 anni fa. Ci vuole circa 20 minuti ad anno a raccontare il San Costanzo Show, quindi faremo più o meno le 24. C'è l'ora della cena. No, è stato tutto creato da Paola, che ha avuto un'idea. Una volta si è svegliata e ha detto: voglio radunare chi? Passiamo sempre la parola a Paola. Vai Paola, prego. Voglio radunare tutti i comici delle Marche. Ne sono arrivati 44, ne sono rimasti 15 ed ora sono in 6. I più bravi. 7, 8, non mi ricordo, una selezione naturale. Nel frattempo sono nati figli, anche nipoti. Insomma. 10 anni di San Costanzo Show, siamo ancora vivi, ci hanno dato anche il premio. Ecco, questa è la nostra storia. Abbiamo fatto sera, solo in questo teatro abbiamo fatto 100 spettacoli e in più piazze, locali, qualsiasi tipo, dal bar al gran teatro, dalla piazza gigante al matrimonio, alla separazione, tutti li abbiamo fatti. Per qualsiasi occasione noi ci siamo. Perché deve andare lo spot? No, volevo dire, il San Costanzo, vi spiego cos'è. Al San Costanzo, magari non lo sanno, non ha capito lì, nel web, laggiù non ci vedono. Ecco, al San Costanzo noi ogni volta ci diamo un tema e inventiamo uno spettacolo diverso. Perché Paola ci ha detto: voi siete in grado di fare uno spettacolo anche tutte le settimane. Abbiamo fatto un anno, tutti i venerdì, uno spettacolo diverso. Peppe ride già. Ti ridi. Adesso ne facciamo meno. Adesso facciamo uno ogni 3 mesi. Siamo un po' anziani. Ora sono anziani, non riescono più a farne uno alla settimana, riescono male appena a farne uno al mese, proprio faticando moltissimo. Ecco, sì. Tutti quanti veniamo da esperienze di attori, però non avremmo mai pensato che fosse possibile ogni settimana fare completamente uno spettacolo. Paola ha reso possibile questo. Un applauso a Paola. Grazie. Adesso dare parola a Oscar Genovese, che è il nostro nuovo regista, perché ha imparato talmente bene che è lui il nostro regista. Mi fate Paola. Paola non può perché si è trasferita. Paola si è trasferita. L'abbiamo trasferita perché praticamente non niente. Qua era ricercata e si è trasferita in una città sconosciuta. Non lo sa. No, sta a Milano. Rosa, saluta tutti. Io vi saluto tutti, io ho la mia pagina Facebook, Rosa della Cecca, voi me la chiedete e io Vladag, Rosa. L'amicizia bestia, ecco, a posto, vi aspetto tutti. Ciao belli. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.